L'idea per il film è nata dalla voglia e anche la necessità, direi, di raccontare un evento strabiliante fuori dal comune che si chiama Nell'Arena delle Balle di Paglia, che in sintesi, per quanto sia difficile fare una sintesi, è una grande festa che si tiene tra le campagne della Bassa Romagna, e dove avvengono cose fantastiche all'interno di un'atmosfera davvero unica nel suo genere, che racconta di una cultura, di una terra in modo molto intimo. E io ho voluto documentare, questa è stata l'idea iniziale, che poi si è evoluta rispetto al progetto iniziale attraverso le riflessioni, i pensieri che ho fatto e abbiamo fatto anche lungo il percorso. La nostra esperienza al TFF è solo legata all'inaugurazione di ieri sera alla Mole, dove c'è stata una bella festa e non ho visto neanche le proiezioni, quindi non so ancora, mi sto ancora ambientando. Ci stiamo ancora ambientando, poi Massimo è appena arrivato e quindi abbiamo appena cominciato a muoverci in questo grande circo cinematografico. Un titolo che le vite quali che frequentano le arene sono anche contenti anche quando muoiono, perché lo muoiono felici tutti. La relazione tra gli spazi e l'esperienza artistica, beh, sicuramente gli spazi sono stati l'elemento primo di ispirazione, cioè un film che è un lavoro che ragiona tantissimo sullo spazio perché racconta di un luogo, di una terra, quindi necessariamente c'è stata la volontà di scavare anche all'interno del significato di quei luoghi e di come quei luoghi rappresentavano e proiettavano anche la loro forza sui personaggi che in fondo sono un tutt'uno con quegli spazi. Quindi direi che la risposta alla domanda è diretto, c'è un rapporto diretto tra gli spazi e il pensiero che c'è dietro il film. Primo La Cotignola è un'associazione culturale che si occupa di far veicolare, di promuovere la cultura del territorio romagnolo, attraverso tante, tante iniziative. Una delle sue principali emanazioni è questa Arena delle Balle di Paglia. E non solo, per cui sono tutta una rete di iniziative a livello culturale per promuovere le attività e la cultura del territorio in modo trasversale e polivalente. Divertente, è stato divertente il film. Per me è stato divertente, non so dopo se gli altri l'accettano come film che sia bello o no, però per me mi sono divertito. È stato molto, molto bello, ma il regista, non so, mi è più preoccupato il regista, lui è un po' preoccupato, io no. Beh, Forse allora divertente, sì, divertente ce la mettiamo. divertente, sì. Poi ci aggiungiamo surreale e poi potremmo dire anche grottesco. Grottesco perché ci sono degli elementi ironici che sfociano anche in una dimensione legata appunto a quella della morte che viene trattata in modo ironico, però ironia e morte creano molto facilmente un legame grottesco tra di loro, no? E sicuramente è un ingrediente molto importante del film.